Cari amici, sempre in diretta qui dal BEI di Faenza 2017, dopo aver lasciato il nostro caro amico Luca, il quale si dilegua al di là della regia insieme a testa di caso a controllare che tutte le cose vadano bene in diretta, dico io, alle 18.35, siamo qua con altri ospiti. Con noi abbiamo i Several Union, cari amici. Grazie mille. Grazie ciao, mille cari. Per lo spazio, grazie, un piacere. Grazie a voi di essere qui. Allora, andiamo a parlare con questi bei baldi giovani, bei ragazzi, per la mia invidia e per le cose. No, scherzo. giusto per esordire bene. Allora, dicevo, presentate, adesso faccio un po', sovvertisco le sorti della chiacchierata. Presentatevi, da dove venite, cosa fate e soprattutto mi piace vedere una chitarra acustica al nostro cospetto. Assolutamente. Sì. Noi infatti siamo qui a presentare un po' di musica, quindi certo. Meglio che suonarla. Esatto. No, i Several Union sono una band di Cesena, quindi siamo okay. Romagnoli. Una band romagnola che da 12 anni porta in giro musica inedita. Lo sì. Facciamo con, l'abbiamo fatto con 3 dischi e più di 150 date in Italia e all'estero. Cavolo, complimenti, veramente. E in realtà sto sfagiolando curriculum così. In realtà il punto è che proviamo a fare musica, ci piace farlo, ci divertiamo, c'è tanta passione. Facciamo rock, siamo partiti con un rock metal abbastanza strong. Adesso veniamo da un disco invece che è Rising Sun, l'ultimo pubblicato in aprile per Ziziscore Record e Italianissima di Genova. E insomma, quindi uno stacco italiano per un disco che per noi è un segno di maturità, insomma, è il terzo disco in studio. Cavolo, complimenti, veramente. Ci proviamo. Sì, questa sera voi, mi pare, se non sbaglio, suonerete, vero, qua al MEI? Sì. Quindi anche per gli amici che sono qua in zona, se vogliono venirvi a vedere, anche per noi, a che ora e dove siete? L'invito è per tutti, proprio qui in centro a Faenza, a Palazzo Laderchi, c'è il Ring Stage, sì. E alle ore 10 ti trovate su. Quindi alle 22, alle 10 22. Di questa sera, vi possiamo venire a vedere. Dovete. Certo. Ti aspettiamo. E guai se non andiamo, anche noi di Radio Science. Domani ci siete anche domani? Perfetto, noi ci rivedremo. Noi siamo anche in ferie, siamo ospiti. Fate il pubblico, quindi andate a vedere altre band. Perché il MEI è anche un'occasione per poter un attimo anche interagire e conoscere anche altre realtà. Condividere, scambiare. Scambiare, sì. E trovare un sacco di amici. Dopo 3 anni di lavoro in studio, eccetera. E ora ci troviamo anche adesso, poi eravamo con Morris, sì. E un sacco di altri amici di Milano, dell'ambito musicale, sì. Che non vedevamo da tanto, è un'occasione per ritrovare amici. Ah, bene, bello questo. Voi cosa siete in due allora? No, parliamo anche un po' dei Several Union. Noi siamo 2 dei 5. Esatto, bravissimo. Volevo dire, il resto della band, che non è qui con noi ovviamente in questo momento, e poi stasera c'è ovviamente a completo. Grazie. Esatto. È composta da voi due, cosa suonate esattamente? Voce perché ti ho sentito prima, guarda, strepitoso, complimenti, guarda, veramente un grande. Chitarra, immagino. Chitarra e voce Andrea, ultimo tra l'altro new entry nella Nati Several, è il più giovane di tutti. Quindi benvenuto come Andrea. Davvero, non come me. No, ma siete giovani. E vogliamo ricordare anche gli altri ragazzi della band, appunto, che li nominiamo anche per dare un saluto. Michele al basso, Fabio alla batteria. Sì. E in realtà l'altra new entry insieme ad Andrea, che è il prossimo chitarrista, e per vederlo e per sapere chi è vi invitiamo dove deve stasera. Esatto. E naturalmente per chi non può venire con voi, anzi a vedere voi questa sera con noi, l'invito è andarvi a vedere lì nel web praticamente. Assolutamente. Dove vi trovano esattamente? Visto che l'abbiamo pubblicato nuovissimo, l'invito è di andare sul nostro sito ufficiale, che è www.severalunion.com, oppure su tutti i nostri contatti social, pagina Facebook, scriveteci. Stiamo scegliendo il prossimo singolo, quindi tutti i suggerimenti, anche i vostri, su quale pezzo scegliere di Rising Sun, saranno super ben accetti. Già Rising Sun mi piace come titolo. E come mai questa scelta anche, intanto sia del nome della band, Several Union, e dopo Rising Sun per l'album, giusto? È una delle domande più gettonate di tutte le interviste. È anche la più banale e di partenza anche. Interessante. Anche per conoscervi. Diciamo che quando abbiamo iniziato a suonare insieme, 12 anni fa circa più o meno, abbiamo provato a buttare sul tavolo, visto che arriviamo da background musicali un po' diversi, buttare sul tavolo un po' di payoff, insomma un po' di motti in inglese, ovviamente noi cantiamo in inglese, certo, legati a chi eravamo, cosa facevamo e cosa volevamo fare, più difficile di tutto. Uno di questi era il Several Influences in a Hard Rock Union, cioè in un'unione di generi per noi, di generi in nella musica, in quello che era il nostro progetto.
di questo abbiamo un po' stretto e Several Union è quello che è rimasto di questo motto. La forma contratta, diciamo, se ci piace giocare un po' con l'inglese. Ci piace giocare. Esatto. E, Rising Sun invece è un disco che volutamente aveva un po' un senso, voleva essere la metafora un po' della rinascita in tutti i sensi. In parte come cammino personale, quindi un disco molto interiore. Dall'altra parte anche di band, quindi era Rising Sun che è il nostro primo singolo, quello lo stesso pezzo che dà il nome al disco. Volevamo che fosse un po' la rinascita della band, che da 3 anni ormai era a bassi regimi, diciamo così, per ovviamente il lavoro di studio. Dovevamo tornare, dovevamo far sentire quello che avevamo cambiato, quello che volevamo dire di nuovo. Rising Sun è l'inizio di questo messaggio. Bellissimo, anche perché Rising Sun, quindi, molto interessante. Il sole che sorge. Eh sì, perché cos'era, una fase stagnante forse il gruppo? In realtà è una fase di transizione. Noi abbiamo iniziato a scrivere il disco nel 2013, cioè praticamente appena pubblicato l'altro. Appena avevamo lo show pronto, si andava in giro a suonare e poi si scriveva il disco. Ho capito. Per cui quello che abbiamo fatto era... capire, cioè fermarci un attimo mentre abbiamo scritto e dire cosa dobbiamo dire, ma stiamo scrivendo a caso o vogliamo davvero dire qualcosa? Interessante. Ce lo siamo ragionato anche un po' troppo, se vuoi, qualche anno ci abbiamo messo, però in realtà siamo molto soddisfatti del risultato e quindi questo è volutamente un percorso. Bene, e questo è anche un augurio da parte nostra dello staff di Radio Saius, affinché il vostro nuovo progetto sia veramente un sole che sorge e che risorge, evidentemente. Lo speriamo anche noi. È veramente. Allora, per gli amici che vorrebbero venirvi a vedere, che stasera non ce la fanno a venire qua al MEI a Faenza, quali sono le vostre prossime date? Se ne avete, o vabbè, se ne vanno a vedere ovviamente nel sito, però lo ricordiamo anche in diretta. Un paio di anticipazioni sì, le facciamo. Sì, le puoi fare. 10 novembre, 10 sì? novembre in Veneto, bellissimo festival. E assolutamente vicino a casa, no? Vicino a casa, casa mia però. Esatto, tua, tocca venire. Poi saremo a dicembre a Bologna. Esattamente dove? Al festival? Dicevi... Alla base, scusa, festival. Non avevo sentito perché abbiamo un po' di ritorni di altre radio. Sì, il 10 novembre questo, perfetto, esatto. Sì. San Martino di Lupari, se non mi sbaglio. Bravo. Vero? Sì, in provincia di Padova, ma è vicino. Sì, sei studiato. Promosso. E poi saremo a dicembre ad annunciare, quindi seguiteci per saperlo, a Bologna e Milano. Sì. E stiamo lavorando per il prossimo anno, con prima metà dell'anno, un tour all'estero, probabilmente Russia. Grandiosi, veramente. Di cuore vi auguro che possa andare a Bologna. La seconda volta che torniamo è stata un'esperienza fantastica e non vogliamo che tornare là. No. È chiaro. Anche perché mi dicevi all'inizio che eravate reduci da un sacco di date anche. E tra l'altro immagino anche fuori. Tante fuori, abbiamo fatto l'Inghilterra, la Germania, l'Ucraina, di Russia. Hai nominato dei piccoli paesi dove la cultura musicale non attecchisce proprio. Andare fuori in realtà è stimolo. Un percorso sia interno che esterno, chiaro. Che è fantastico. Quindi vogliamo metterci alla prova, vogliamo portare in giro la nostra musica e Rising Sun ancora all'estero non l'ha visto, quindi bisogna portarglielo. Dovete anche lanciarlo lì, ovviamente. Poi cantando in inglese c'è poco da fare, ti aiuta ad essere anche nell'internazionalità della musica, anche andare all'estero. Bene, cari amici, sono le 18.43, noi vi lasciamo anche andare, se dovete prepararvi tanto avete tempo perché alle 10, no? Andiamo a mangiare, farci una birra, a mangiare. Esatto. Ah, ce la fate poi andare in palco? Meglio. Bravo, di solito io digiuno. E quindi per noi è stato un piacere avervi naturalmente qua in diretta su Radio Saius. È stato un piacere anche per noi, grazie mille dello spazio. Rising Sun dei Several Union, ve lo consigliamo, andatevi a vedere. Abbiamo un'incursione in diretta. Che non sentivo bene, Luca, non so che avevo nominato. Le spalle non si danno mai. Esatto. Allora, quasi. Ma... questa quasi? Ma sì. Non so se sentivo e non sentivo, allora perché sai che qua c'è un po' di caos. Allora, cioè... aspetta che io mi metto di lato, ti rilascio. Cioè c'è un po' di caos, innanzitutto complimenti perché hai detto tante cose, bravo, tante cose e anche interessanti. Non è sempre, non vanno sempre d'accordo le due cose, invece sei stato, ti ho seguito meno per un po', poi non mi arrivava più l'audio in cuffia, allora sono dovuto venire qua. Non so a che punto eravamo dell'intervista, se ci stavamo salutando, sì. Infatti allora ho fatto bene intervenire. Con le ultime prossime date, caro Luca, che verrà anche in zona mia, quindi il 10 novembre, lo ricordo, dovrò venirvi a vedere, sennò appena peste mi colga. E quindi ci stavamo salutando con l'album Rising Sun, che perfetto, è uscito dai Several Union. Perfetto, allora ricordiamo Gianluca, ricordiamo, perché dall'alto mi è arrivata una comunicazione importante. Sì, del Media Center, lo volevo dire, ci cosa pensavo. Cosa dobbiamo dire assolutamente della radio, se no il titolare ci bastona. Chi ci segue, Saius, lo salutiamo. Su radiosaius.it c'è tutto, c'è una nuova piattaforma, Gian tu non lo sai, si chiama saiusmedia.it,
mi raccomando, fate l'accesso perché è molto interessante, ci sono esatto. tutti i contatti, tutti i contenuti, meglio ancora, della radio, tutti i riferimenti comunque li troviamo sempre su radiosites.it, lo diciamo a voi, lo diciamo anche agli ascoltatori, certo. gli spettatori, visto che siamo anche in campo, esatto. quindi siamo stati bravi, sì. almeno su 20 interviste una volta l'abbiamo detto. E io ci stavo pensando prima, ho detto, sai, ho detto Mediacenter, è presente il pappagalli? Telefonino. E si prova il telefonino, mi si è staccato l'audio, ma cosa è successo? Ed era Saius dalla regia dalla dietro regia, una coltre di fumo che ricordava di Treviso, che, di Treviso, sì. no, che salutiamo e ringraziamo anche il Contesta di casa. Abbiamo detto il cartellino, quindi, esatto, quindi possiamo andare. Quindi, cari amici, ricordatevi il Media Center di Radio Saius da seguire. Ragazzi, Several Union. Grazie ancora, grazie a voi. Facciamo ovviamente la foto di rito. Esatto, e voi continuateci a seguire in diretta qui dal Medio Faenza con Radio Saius. Grazie Testa di Caso, e Irina, ricordiamolo sempre che ci sempre, stanno sempre. Accompagnando dall'altra parte del vetro. Del plexiglass. Perfetto, grazie a tutti e ciao. Punto it, ciao. Andiamo.